Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Bowser Inside Story. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che siamo stati ingrassati, ingannati, dimagriti e fatti esplodere da sogghigno e siamo finiti in questa grotta miniera. E a quanto pare, nonostante tutto questo, Mario Luigi sono riusciti a farsi rubare Peach dopo averla trovata. Bravi, grandissimi eroi. Vediamo dove andiamo da questo tubo. In un punto chiuso, quindi questo è uno shortcut. Non credo di aver bisogno di curarmi. Vediamo subito. Sì, ma lo faccio giusto per i punti azione, visto che ne abbiamo uno. Ecco qua. Bonjour, monsieur. Sì. Curami, per favore. Ecco te, monete. Ecco lei, monsieur. Un, due, trois, et voilà. E vai. E con questo, adesso proseguiamo. Vediamo che cosa nasconde la suddetta grotta. Vediamo il raggio dell'esplosione. È piccolino, non mi fa nulla. E allora io proseguo, sono caduto. Allora, vediamo da questo lato prima. Anzi, sono forse abbastanza sicuro che quella roccia non... No. In realtà mi sa che posso distruggerla. Questo è lo shortcut dove eravamo prima? No, sai che forse sto... No, siamo da tutt'altra parte. Allora, il tubo di prima... Non so dove... Ecco, ci ha fatto finire di qua, qua in fondo. Questo vuol dire che posso proseguire sia di qua che di qua. Però io vorrei risalire. Mi sa che l'unico modo per risalire è arrivare al tubo. Dobbiamo ritornare di sopra. Va bene, ci torniamo dopo. Vieni qua tu. Ciuff ciuff, motherfucker. Questo qua, se non ricordo male, guscio pugno. Ecco fatto. Dicevo, questo qua, se non ricordo male, se gli diamo fuoco diventa più forte. E anche se si mangia il carbone. Ok, fuffi blocco ottenuto, abbiamo mangiato il carbone e quindi di questo passo dovremmo combattere anche con Mario e Luigi, esatto? Bene, il carbone mi fa digerire. Non sono sicuro che funzioni così, Bowser, neanche io lo penso. Tra l'altro dobbiamo curare anche Mario e Luigi, dobbiamo... Dobbiamo un attimo tornare al piazzaletto Toad e far curare anche loro. Ecco fatto. Questo qua. Perfetto. E... Beh no, non uso la spilla adesso perché appunto vado alla piazzetta dove ci sono tutti i Toad e mi faccio curare. Ecco fatto. Niente più carbone per te. Quindi abbiamo pugno e pugno. Va bene. Uno, due. Pensavo di riuscire ad ucciderlo, sincero. Ah. Con il martello è... Il martello è il più facile degli attacchi che si possono capire quando si fa giusto. E anche il fuoco. Il pugno, se non sai bene il tempismo, finisce sempre che cadi. Però per fortuna Mario e Luigi salgo di livello e anche di classe addirittura. Non me l'aspettavo. Adesso puoi indossare tre tipi di equipaggiamento. Complimenti. Tra l'altro, tre tipi di equipaggiamento. Ma io posso avere tipo due calzini e due scarpe, per dire? Non mi ricordo, dovremmo provare. Allora, che cosa aumentiamo? Wow. Preso. E questo era un po' difficile, cioè erano solo due di tre. Era un po' nascostina questa, eh. E anche Luigi, classe fiore. Tra l'altro, le classi di Mario e Luigi sono fungo, guscio, fiore, lo shrine, la stella e l'ultima, se non ricordo male, dovrebbe essere l'arcobaleno. Se non ricordo male. Preso. Qua è stato molto rischio, c'erano davvero tantissimi uno. Luigi dobbiamo un attimo rimetterlo in lista insieme a Mario perché è carente di attacco. Mario è abbastanza equilibrato rispetto a Luigi, solo che... zanne speciali.
solo che è carente di difesa. È carente di difesa Mario, però a livello delle altre statistiche è messo bene. Il problema è proprio la difesa, che è ingiusta che sia così, così bassa. Allora, abbiamo ottenuto delle zanne speciali. Punti azione. Non è male, ma al momento non c'è di grande utilità, devo dire. Ecco, quindi, Luigi potrebbe mettersi un'altra scarpa? Non credo, perché penso sia una di tutte. E infatti non abbiamo altri vestiti di questo tipo. Quindi facciamo una cosa. Andiamo con Mario e Luigi. Oh no, Maestro Todd. Signor Mario, signor Luigi, me l'hanno detto! La principessa è stata rapita! Non resisto al dolore! Poveraccio. È un povero vecchio lui. Gli fanno venire altri sti colpi del genere, prima o poi ci muore. Beh, è stata rapita altre due volte. Parlando del mondo di Mario e Luigi, senza contare gli altri giochi dove classici di Mario. C'è Dream Team e Paper Jam. Anzi, in Paper Jam non so se viene rapita, perché è l'unico titolo che non ho ancora toccato, effettivamente. Ma scusami, com'è possibile che io ho i baffi di livello 1? C'ho dei baffi meravigliosi. Cioè, Bowser c'ha le corna già a livello 3, sti due c'hanno i baffi a livello 1? Quando mai? Peccato, hai perso. Sai che novità. Ok, Bowser, tocca a te. Ritorniamo a noi, dicevo. Dobbiamo far salire di classe anche Bowser, solo che, sai, Bowser è un po' più avanti. Cacchio, troppo presto. Nel senso di classi. Siccome lui ne ha solamente 4, finisce che, appunto, rispetto a Mario e Luigi, sale molto dopo. Perfetto. Vai Luigi, spaccalo. Bravissimo. Quel pochino in più di punti attacco che ti abbiamo dato ha fatto il suo dovere, bravissimi. E ora tocca a te, stupido ciuff ciuff. Pugno e pugno, perfetto. Quindi pugno e pugno. E io ti scasso ammazzate. Ecco, speravo di ucciderlo, dai. Due pugni e ce l'abbiamo fatta. Uno e guscio, va bene. Preso. Ecco qua. Prima mi hai fregato perché mi sono alzato troppo presto. Ecco qua. Il trucco per Bowser è guardargli il piede per capire quando sta per fare l'attacco in modo fantastico. Il problema è che a volte se ti focalizzi su quello poi finisce che lui cade. Finisce che cade e hai perso, diciamo, il turno. Prima di proseguire volevo vedere se c'era qualcosa da quest'altro lato. Ad esempio, vabbè, volevo colpirlo, non importa. Mi chiedo cosa succede. Due pugni. Dicevo, volevo vedere cosa succedeva se do fuoco al carbone. Allora, in teoria potenziamo lui e questo non ci conviene. Ecco qua. Però, almeno tipo dovremmo ucciderli, credo. Boh, non lo so. Perfetto. E vai Gigi. Uno e due. Se solo facessero tipo una mossa che ci permette di colpirli o anche sulla martellata, velocizzeremo di più sto incontro. Più che altro sono sempre tre, quindi dobbiamo perdere un turno per fare loro la mossa e poi farlo uccidere noi. Uno e due. Quindi beccati il pugno. Ecco qua, adesso che guardo il piede bene o male ho iniziato a rifocalizzare quando fai gli attacchi giusti. Quindi pugno e guscio. Tra l'altro, forse sai che non mi ricordo se in realtà stavo sbagliando e Bowser, questo qua a forma di trenino in realtà non diventa più veloce, ma più carbone mangia, più attacchi fa. Abbiamo trovato di nuovo il var coso. Allora, lo attiviamo un attimo e siamo qui nel tunnel sotterraneo, quindi usciamo, sì, grazie. Diamo fuoco anche a questo. In teoria se esco di qua forse non torniamo di sopra, ma usciamo direttamente, vero?
Eh sì, perché stiamo andando da un'altra parte, mi sa. Vediamo. No, siamo ritornati di sopra, perfetto. Allora, facciamo una cosa intelligente. Ritorniamo da questo lato e questa volta... Ah, non c'era un sasso, scusami. O era di qua, boh? No, era la stessa strada. Che strano. Ero sicuro di aver visto un sasso io. Vabbè, intanto, super sciroppo. 10 monete, che sono quello che ci serve quando andiamo da Monsieur Blocco per curarci, perfetto, proprio alla fine, a striscio. 19, così poco? Vediamo. Guscio e guscio. Tra l'altro sono abbastanza sicuro che Bowser abbia un equipaggiamento che ci permette di rimanere abbassati all'infinito. Perfetto. Visto che ne abbiamo la possibilità, livelliamo anche Mario e Luigi, ovviamente. Perché nulla togliere, ma quando facciamo le sezioni divise, molto spesso... pensavo di essere stato colpito. Capita che livelliamo solo uno dei due gruppi. Bowser invece ha la possibilità, molto spesso, non sempre purtroppo, di livellare anche Mario e Luigi. Mentre quando sei dentro appunto a Bowser, livelli solo Mario e Luigi. E appunto Mario e Luigi sono da livellare molto più a parer mio di Bowser. Perché Bowser sì, si becca la boss fight finale principale, che è importante, ma Mario e Luigi hanno le sfide aggiuntive che richiedono un bel po' di punti azione, un bel po' di punti attacco, un bel po' di punti vita e un bel po' di difesa. La difesa, mamma mia. Non so che cosa aumentare. Aumenterei ancora le corna, io ti giuro, eh. Beh, visto quanti uno ci sono, non sarebbe una cattiva idea. Tra l'altro, scusami un attimo, ma mi sembra che ogni volta che lo chiudo e riapro cambia il pattern, o sbaglio? Eh sì, cambia il pattern. Però non credo che cambiano i numeri. Mi sa che sempre 2-4 ci sono e sempre 2-3 ci sono. Preso. Dobbiamo un attimo rivederla questa cosa. Me l'ero completamente scordata che se chiudi e riapri cambia il giro dei punti. Dobbiamo ricordarcelo. Quindi scendiamo di sotto e proseguiamo la nostra discesa. Ecco qua. Ti piacerebbe? 22, prima erano 18. Ulla, 5. Qua un po' di punti per Mario e Luigi ce li facciamo, dai. Se prima facevamo 90 con 3, vuol dire che sono 30 all'1, 150. Ecco fatto, facile, facile. Il problema è che adesso dobbiamo combatterne di più, ma con un fantastico ce li togliamo già dalle scatole. Allora abbiamo 2 e 1. Perfetto, facile. Quindi il prossimo sarà solo 1. Nulla di difficile da evitare. Dai. Ecco qua. E con questo 150 punti. Forse riusciamo a fare salire di nuovo di livello. Sempre in quest'area, intendo. Guscio e pugno. 1. Pugno. Quindi beccati questo cazzotto. È troppo troppo tardi. 2 pugni, dai. Pugno e guscio. Va bene. Sai che per un attimo ho pensato di averlo fatto troppo presto. Ecco qua, a posto. C'è proprio una frazione bassissima di tempo fra quando alza il piede nel modo giusto e quando sta per cadere. Devi imparare bene il tempo. Devi imparare bene il tempo, se no ogni volta cadi. Ehi, questo muro è rotto. Non posso romperlo. Credo che tu possa farlo, ma ti servono delle bombe, Bowser. Delle bombe, eh? Eccole qua. Ah, me lo ricordo questa zona. Devi
prima accenderla, poi lanciarla. Solo che non mi ricordo il tempo. Vediamo, così dovrebbe bastare. E tra l'altro questa non è la via giusta, immagino. Vediamo. Questa ci porta di sopra. Questo vuol dire che le prime due nascondono qualche oggetto. Quindi facciamo a 4 secondi. Ok, a 3 secondi dovrebbe bastare forse. Forse anche 2. Vediamo. Pum, perfetto. Allora, andiamo prima qua dentro. E qua dentro troviamo un anello che non ho visto. È un anello giocoso. Usi meno punti azioni per un attacco speciale. In realtà questa cosa non è male. Il 30% è buona quantità, soprattutto più avanti quando certi attacchi ti richiedono molti punti. Vediamo le rocce, io posso romperle? Sì, posso già romperle, perfetto. Ah, no, no, prima non ho fatto il colpo. Allora, questa è lo shortcut di prima. Puff. Perfetto. Ecco qua. Ed ecco qua. Allora, facciamo una cosa intelligente. Prima andiamo di qua che magari c'è un avversario. 22. Altri 5 stronzi. Guscio e guscio. Perché non pugno e pugno? Velocizzavamo questo incontro almeno. Va bene. Guscio e guscio sia. E allora io aspiro tutti gli stronzoni. Così anche Mario e Gigi possono livellare. Tra l'altro, a proposito di livellare, io voglio imparare ad usarlo bene il guscio. Anche se tanto non ci serve. Niente, non riuscirò mai ad andare a tempo giusto con quella mossa. È perché è troppo diverso rispetto a Partners in Time il guscio. Perché io ancora qua c'ho in mente i tempismi di quello. E quindi di conseguenza quando inizia va lento, tutto a posto. Invece quando va veloce, che parte ancora veloce piano, veloce piano, veloce piano, veloce piano, mi deconcentra. Perché io prendo un tempismo e quello vorrei seguire. Io ho fatto cadere tutto. Ho tirato uno schiaffone al microfono. Ecco fatto. Nonostante il mio danno, non ho creato danni. Quindi, beccati sto cazzottone. Qua non ho guardato effettivamente il piede. Ho tirato il pugno dritto per dritto. Ma che palle! Smettila di usare il guscio. Voglio tirarti un pugno mentre corri. Almeno mi diverto. Ah, troppo tardi. Il fatto di aver tirato lo schiaffo al microfono mi ha destabilizzato i tempismi. E lui lo fa apposta usare due volte il guscio, eh. Lo sa che mi dà fastidio. Ecco qua. Allora, riguardiamo il piede. Ecco fatto, a posto. Questa volta, niente problemi. Ancora pochino e salgo di livello, dai. Anche non in una zona per loro. Guscio e 100 monete, vediamo. Ho fatto forse bene a non comprare il guscio per Bowser? Sì, perché questo ci dà 90 in più di difesa. O meglio, 15 in più di difesa, ma 90 in totale. Mi chiedo se in questo gioco, per esempio, abbia senso tipo non puntare alla difesa. Chi l'ha visto questo? Alla difesa di Bowser. Cioè tipo giochi Glass Cannon, per dire. Guscio, che novità. Intendo tipo metti anello, zanna e bracciale che ti aumentano l'attacco, però togli il guscio che ti dà la difesa. Cioè punti tutto ad aumentare l'attacco, per dire. Se abbia un senso, se qualcuno gioca tipo Damageless. Queste cose qua. Ecco, a posto. Forza, che formazione fate? Quella del Savona del 1982. Perfetto. Facile da dribblare, insomma. In ogni caso non so qual è
la formazione del Savona del 1982. Se voi lo sapete, ditemelo pure qua nei commenti. Io non so chi lo sa, ma di calcio ne so meno di zero. Non è vero, qualcosa so. Giocavo a calcio quando ero piccolo, ma non mi ha mai appassionato, purtroppo. Non mi ha mai appassionato. L'ultima partita intera che ho visto in vita mia, i mondiali 2006, ragazzi. Quindi da lì in poi è vuoto totale la mia vita calcistica. Uno e pugno. Ah, speravo di ucciderlo. Ah, ma questa volta mi sembra di averlo fatto giusto. Mi sembra che lui sia caduto prima del dovuto. Boh, chi lo sa. Sono però abbastanza sicuro che ci sia un equipaggiamento che aumenta la finestra di tempo perché Bowser non cada. Sono abbastanza sicuro. Preso. Questo era un po' nascosto, quel 3. Era un po' nascostino fra tanti 1. Luigi, se ti aumentassi l'attacco non mi farebbe schifo, eh. Però vedo un 5 sui baffi. Preso. Yes. Questo era un po' difficile perché, nonostante il 3 sia buono, c'erano tanti 3 e solo 1 o 2 5, se non ho visto male. Comunque, dobbiamo proseguire da questa parte. Perfetto, questo. Boh, è un sasso. Allora, con il nostro magnifico pugno dovremmo riuscire a passare. Questo è lo shortcut, che non credo ci serva, quindi andiamo prima di qua. Perfetto, e vediamo. Qua non c'è nulla, almeno un blocco potevano metterlo. E di qua invece si prosegue. Ah, le talpozze. Oh, non va, non va. Ce ne vi da dentro. Oi, arrivella un gliafà più di così. Non molla, ci devi credere fino in fondo. Siamo quelli scelti dal grande Bowser. Non potemo molla subito. Ehi, che state combinando? Oh, è il sommo Bowser, sua schiettezza. Oh, laggiù, fermatevi. Paolo, se siamo messi a scavare il tunnel segreto come sua coattità ci aveva ordinato. Un tunnel segreto? Di che accidenti parli? Sua turpidurine voleva sto tunnel per scappare in fretta quando la prima principessa. È il tunnel segreto, è il progetto bebè. Ci hai incaricato lei di fargli sto tunnel. E chi cazzo si ricorda ora? Ora che ci penso, non mi suona del tutto nuovo. Comunque, da quel che vedo, siete sempre fermi nello stesso punto. Voglio più impegno. Ci scusi tanto, ma ci manca così poco per arrivare a Fungopoli. Ma la terra è dura e non gli famo a passare. Questo tunnel arriva fino a Fungopoli? Sì, basta andare sempre dritti. Ottimo, allora muovetevi a scavare. Stavo a dire che la terra è dura. E va bene, lasciate fare a me. Io spingo io sto coso. Mitico Bowser, tutto bene. Quindi tocca a Mario Luigi? Sì, si va nelle gambozze. Che sta facendo? Bowser sta usando di nuovo le sue forze per fare qualcosa. Dobbiamo andare laggiù dove si è illuminato. Andiamo, Luigi. Wow! Che cosa strana. Dobbiamo stimolare i muscoli di Bowser per dargli più forza. E vai! Yahoo! Si salta! E vai! Saltare non basta. È importante per il pulsante quando toccate terra per pestare con forza. E tocca a noi! Tocca a te, Luigi. Sto a bruciare! Sto a bruciare! Bisogna schiacciare il pulsante relativo a chi dei due si trova in basso. Continuate così per saltare più in alto e fare stimolare sempre più forti. È necessario premere il pulsante al momento giusto. Aspetta un po'. Rimanete fermi a terra quando premete un pulsante. Provate a tenere premuto il pulsante per mantenere lo stimolo. Ci penso io. Ok, posso tenerlo premuto all'infinito? Tra l'altro, se non ricordo male,
A una certa, esatto. Avrebbe dovuto invertire Mario da una parte e Luigi dall'altra. Ops. Beh, la batteria della trivella dura 1 minuto e 30 secondi. Se la trivella si spegne a metà strada, devo tornare indietro a cambiarla. E una batteria costa 50 monete, oh. Peggio di una pizza in piazza, oh. Orca puttana. Tanto sono i soldi suoi. Bowser c'ha un sacco di grana. Però, dai, 1 minuto e 30 secondi ci arriva Fungopoli e ne avanza pure. E speremo. Ok. Tocca ancora a Mario e Gigi. Ecco qua. Ecco, a posto, proseguite insieme. Tra l'altro sai che forse in realtà Mario e Luigi rimangono nello stesso posto entrambi? Ecco qua. Forse ho sbagliato e Luigi rimane sempre a sinistra e Mario rimane sempre a destra. Vediamo. Ecco qua, a posto. Dovremmo riuscire a farcela, abbiamo altri 39 secondi, voglio dire. Dovremmo farcela facilmente e... 30 secondi, va fino alla batteria. Vai tranquillo, ci siamo arrivati ormai. Strunchete. Aiuto! Oh, mi dai un passaggio per tornare indietro? Forse ho esagerato un po'. Dove cavolo sono finito? Sembra Fungopoli. Vabbè, io torno indietro un attimo. Oh cacchio, è chiuso. Forse ho fatto casino. Va bene, volevo tornare indietro per vedere se c'era altra roba, ma... A sto punto proseguiamo. Qua non c'è nulla. Vabbè, e allora? Poco da fare, proseguiamo. Cos'è sto posto? Vietato l'accesso, tornare indietro. Vietato l'accesso, tornare indietro. Ma sta zitta, scatola di latta. Vietato l'accesso, tornare indietro. Cazzo, finisce sempre male. Cos'è successo? Ehi, lassù, mi senti? Ah, non risponde. Forse è meglio dare un'occhiata in giro. Dove dobbiamo andare, Luigi? Questa zona è nuova. Sembrano dei tubi, guarda. Oh, ciao, ehi, ciao. La scossone di poco fa ha liberato questo passaggio. Guardate! Ehi, ma sono dei tubi! E ci sono anche dei blocchi per attivarli, è incredibile! Qua ci sono tutti i tubi che Bowser ha ingoiato! Qualcuno funziona? Eh sì! Questi tubi sono ancora collegati alle varie zone del regno dei funghi. Potete usarli per uscire fuori. Dai, entrate in questo tubo. Non posso andare di sopra? Eh no, dovrebbe essere... tutto chiuso per il momento. Allora, qua sì, va bene. Allora, proseguiamo. Sì, lo so, Todoberto, stai zitto. Proseguiamo per forza di cose di qua. Ehi, non siamo dove era Bowser adesso? Finalmente siamo fuori dal corpo di Bowser. Ma dove siamo? Sembrano dei sotterranei. E zitto alla quete. Cosa? Cosa? Dici che siamo nei sotterranei di Fungopoli? Sei sicuro? Beh, Mario non sbaglia mai. Ma adesso che ci penso, ti ricordi cosa aveva detto la principessa Peach? La stella scura deve essere da queste parti. Mi è sembrato di sentire qualcosa. Forse Sogghigno è già giù. Accidenti, la principessa Peach sarà con lui. E poi sarebbe terribile se riuscisse a rubare la stella scura. Dobbiamo trovare la stella scura prima di quel farabutto di Sogghigno. Va bene, e allora... Ah, per non perdervi, ti potete vedere la vostra posizione sulla mappa. Forza, sbrighiamoci. Va bene. E allora salvia. Ah, aspetta. No, non abbiamo ancora lo spin per il ter... Sicuro lo troviamo in questa zona.
tra poco sicuramente troviamo lo spin che ci fa andare giù e prendiamo i fagioli. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao a tutti.